Ciao, sono Danny The Coach e sono il bar coach più conosciuto d'Italia. Consulente, autore e formatore, assisto grandi e medie imprese nella loro crescita professionale e aziendale. Detto questo, oggi parliamo della distillazione, in maniera un po' diversa, perché la distillazione è un trend o sarà veramente il futuro? Ma prima di parlare di tutto ciò, sigla! Allora, da un po' di anni a questa parte ormai si sente parlare di distillazione, rotta vapor, fermentazioni, preparazioni che vanno oltre ogni limite, si vedono negroni cocktail ridistillati. Diciamo che ormai anche il trend che c'è tuttora sul gin, e quindi un distillato estremamente importante, estremamente elegante, che può essere estremamente personalizzato, ha veramente attivato da un po' di anni a questa parte la voglia da parte dei barman di diventare un po' di master distiller, no? Cioè la distillazione, comunque parliamoci, è un fenomeno che ha catturato l'uomo, ok? Da secoli l'uomo distilla e cerca nella distillazione stessa un po' l'essenza della vita, no? Perché la distillazione è veramente un processo magico, se vogliamo vederlo. Ti invito oltretutto a vedere il mio video sulla distillazione, un video che dura pochissimi minuti ma ti spiega in maniera molto breve e semplice che cos'è la distillazione. Quindi vallo a vedere, adesso non so dove sarà, ma vallo a vedere. Ma prima di addentrarci nel vero e proprio argomento della distillazione, trend o futuro, ti consiglio, se ancora non l'hai fatto, di acquistare il mio libro Da disoccupato a barman di successo in un anno, il primo libro che parla del mindset del bartender. Detto questo, la distillazione, un trend oppure no? Allora, intanto dobbiamo dire una cosa importante: non tutti possono distillare, ok? Che cosa serve? Qual è il requisito principale per distillare? Innanzitutto bisogna avere un locale adibito al laboratorio, ok? Quindi non è che io prendo, mi compro il distillatore che trovo a, come si chiama, alla fiera dell'artigianato, o me lo compro su non so dove e inizio a distillare, ok? Soprattutto bisogna fare attenzione a una cosa: esiste la distillazione alcolica, ok? E la distillazione, per dire, degli oli essenziali. Sono due cose completamente diverse, ok? Quindi importante capire innanzitutto il tipo di distillazione che io voglio fare. Quindi se io voglio prendere un cocktail, per dire, come se fosse un Negroni, cosa già vista e rivista, e ridistillarlo, quindi farlo diventare, tra virgolette, un po' trasparente, ecco, questo all'interno di un locale, se non hai un uso laboratorio, non è proprio una cosa correttissima da fare, ok? Oltretutto dovresti avere un capo chimico che abbia firmato delle carte per capire, no, effettivamente, se puoi all'interno di quel laboratorio fare determinate azioni fisiche proprio. Oltre che bisogna sempre, tra virgolette, denunciare in maniera corretta, cioè segnalare all'agenzia delle dogane che state trasformando degli alcolici, ok? Quindi non è proprio una cosa estremamente semplice. Questo è uno dei motivi per cui io penso che la distillazione sia una di quelle transizioni, cioè sempre più sicuramente le aziende che distillano potranno fornire sempre più le personalizzazioni. Quindi io sono un barman, voglio fare il mio gin. Non è che mi compro il distillatore e distillo all'interno del locale, perché se non ho determinati requisiti, fai attenzione, ok? Non sei in regola. Quindi se viene un controllo, ti fanno un mazzo così. Quindi fai bene attenzione a quello che stai facendo. Quindi mi raccomando, fai bene attenzione a leggere quelle che sono le leggi ad uso laboratorio, i passaggi, gli step di cui hai necessità, se no la cosa più facile da fare è veramente affidarsi a un master distiller, affidarsi a una distilleria. In Italia ce ne sono tantissime, anche veramente importanti. Oltretutto vi lascio un link in descrizione di un mio caro amico che collabora proprio con una distilleria, vi può dare tantissime informazioni aggiuntive, essendo lui proprio anche collaboratore interno a questa distilleria. Altra cosa importante: se state distillando da una fermentazione è ancora peggio, ok? Perché nel processo di fermentazione, adesso non stiamo qua a vedere,
ci sono delle importanti fasi che vanno tenute in considerazione, ok? L'alcol, non so se lo sapete, ma l'alcol non è tutto buono, ok? Partendo che l'alcol non è buono a prescindere, però l'alcol non è tutto buono, ok? Ci sono parti più o meno tossiche, quindi è importante sapere che se state ridistillando un distillato è una cosa, ma se state distillando da un fermentato bisogna fare estrema attenzione. Quindi non inventatevi il lavoro del master distiller, bisogna essere dei chimici, bisogna sapere e soprattutto conoscere questo mondo. Affidatevi a delle persone, non fate il self-help, ok? Non fate il l'homemade se non sapete di cosa state parlando. Chiaro, soprattutto se non potete farlo proprio fisicamente nel vostro locale, perché non potete utilizzare ad uso di laboratorio, ok? Quindi questo video vuole essere proprio di avvertenza. Oltretutto faccio un esempio: se invece volete utilizzare la distillazione come la distillazione di oli essenziali, beh, qua ti posso dire una cosa importante: all'interno del mio programma di formazione Mastermind of Bartending, trovi il link in descrizione, l'unico corso che ti permette di accelerare la tua formazione completamente online, pensato per il barman, dove dentro puoi trovare non solo 144 webinar, parliamo di cose più disparate, dalla comunicazione al mondo del bar, eccetera, eccetera, ma trovi anche la distillazione degli oli essenziali e gli oli essenziali come utilizzare nei drink, eccetera. Quindi se sei interessato anche un po' al mondo della distillazione, non come quella della distillazione da fermentati, che è una cosa che io personalmente reputo che bisogna conoscerla, ma conoscerla vuol dire che sei un chimico, ok? Ma conoscerla dal punto di vista pratico, no? Cioè per quello che è effettivamente necessario che un barman sappia, ok? Perché due sono le cose: se volete lavorare dietro un bancone del bar, saper distillare non è strettamente necessario, ok? Se volete diventare dei master distiller, per ovvie ragioni, dovete conoscere la distillazione. Quindi distillazione trend oppure sarà il futuro? Cioè all'interno dei locali potrete domani distillare oppure no? Sicuramente tanti locali lo continueranno a fare, locali che hanno esibito il proprio laboratorio, hanno un capo chimico, hanno delle esperienze dietro, c'è un format, sicuramente lo continueranno a fare, lo stanno facendo e sicuramente per loro sarà il futuro. Se invece, diciamo, sei un barman dove non puoi attivarti per fare tutte queste cose, ecco, prendilo come un trend. Prendilo come un trend del momento, un trend che sicuramente sarà ancora per un po' di anni molto forte. Se vuoi fare qualcosa di tuo personalizzato, ci sono tante aziende che ti permettono di creare e fare personalizzazioni di distillati, perciò affidati a loro e alla loro esperienza e di conseguenza that's it. Io quello che ti consiglio vivamente è: stai estremamente attento. La distillazione non è un gioco, la distillazione è un processo che deve assolutissimamente essere preso con estrema serietà. Sono un formatore e per questo motivo ho necessità di fare questo video. Se non l'hai ancora fatto, lascia un like, iscriviti al canale e accendi la notifica per rimanere sempre connesso con Danny The Coach. Detto questo, se vuoi prenderti una consulenza strategica, puoi tranquillamente trovare un link in descrizione, cliccarlo e prenotare direttamente dal mio sito. Detto questo, ragazzi, l'alchimia e la storia ci insegna che il mondo della distillazione è un mondo estremamente bello, ma attenzione, può essere anche molto pericoloso. Quindi Danny The Coach vi saluta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!